Allora, in attesa di Anna Masson, che è impegnata per tutti noi perché si sta votando il piano finalmente, e quindi è bene, è meglio che stia lì piuttosto che venga qua, ma insomma forse arriverà, in attesa che arrivi Anna Masson. Meglio che stia soffrendo qui. Soffrendo e producendo magari anche qualche risultato. Innanzitutto vorrei ringraziare Anna Benedetti per questo invito, molto felice di parlare di questo libro a Firenze. E naturalmente ringrazio Sandra Bonsanti e Sergio Staino per le cose troppo generose che hanno detto. E voi tutti che siete tanti, grazie davvero. Allora, questo è un libro politico, e non lo dico perché Pippo Civati in un momento di follia ha pensato bene di candidarmi alle primarie del PD per la presidenza della Regione Toscana, cosa alla quale naturalmente ho detto che non mi pareva il mio mestiere, ma perché questo è un libro che prova a dire che c'è un altro modo possibile di essere comunità, di costruirci come comunità civile, proprio a partire dal patrimonio, dal paesaggio di cui parla l'articolo 9 della Costituzione. Il programma politico di questo libro potrebbe sembrare a qualcuno un programma estremo, o addirittura estremista. Mi sono trovato con un certo sconcerto a pensare che si potrebbe usare come epigrafe di tutto questo libro una frase di Indro Montanelli, che quando io ero al liceo avrei liquidato come un fascista, probabilmente. Un signore liberale, un po' di destra direi oggi, il quale in un articolo del 66 sul Corriere della Sera diceva: il patrimonio culturale non si può misurare sul metro del denaro, perché è una delle poche cose che ci innalza al rango, era Montanelli, diceva, immeritato, o forse non aveva tutti i torti, di nazione civile. Laddove in gioco non c'era il patrimonio di cui a Montanelli interessava di giusto, c'era la civiltà. Questo è il punto fondamentale. Quando diciamo che è sbagliato dare Ponte Vecchio alla Ferrari per un evento privato, nessuno pensa che a soffrire siano le pietre di Ponte Vecchio, che possono aspettare tempi più umani e più civili. Siamo noi che non possiamo aspettare, purtroppo, tempi più umani e più civili. In gioco c'è la nostra qualità della vita democratica, c'è la nostra speranza di costruire l'uguaglianza, di attuare il progetto della Costituzione. Questo c'è in gioco. Piazza, non solo Ponte Vecchio, non solo Renzi e il renzismo. Io insegno a Napoli, De Magistris, l'acclamato sindaco dei beni comuni, ha dato piazza del plebiscito alla Nutella per un evento commerciale, dicendo, temo anche in buona fede, che è quasi più grave, che era un modo di restituire ai ragazzi di cui parlava Sergio la piazza, trasformando piazza del plebiscito nell'ennesimo luogo commerciale. A trasformare una piazza in un mall, in un outlet, in un grande centro commerciale, a coprire con i cartelloni della Nutella i monumenti di piazza del plebiscito, vuol dire davvero restituire quella piazza ai cittadini o non vuol dire condannare quei ragazzi a essere clienti in uno dei pochi luoghi in cui sono ancora cittadini? Viviamo in un momento, e questo è il tema del libro, in cui gli spazi di cittadinanza vengono erosi giorno dopo giorno. Il governo Renzi ha annunciato che gli sponsor entreranno anche nella scuola. Questa è un'idea non nuova, non originale, un'idea americana. Il marketing municipale, quello che si chiama il marketing municipale, Bloomberg ha dato a New York il primo direttore che si occupa del marketing municipale, è vendere lo spazio pubblico a sponsor privati. Spazio pubblico che si estende fino alle scuole o alle pagelle, per cui i ragazzi che vanno alle scuole pubbliche di New York, che non sono i più, come dire, avvantaggiati, i più uguali, si trovano sulle pagelle le pubblicità di McDonald's e si trovano la presidenza della scuola intitolata alla Microsoft. Questa è la direzione contro la quale in America c'è pure un movimento, c'è pure una consapevolezza. Quando si è arrivati dal ribattezzare non solo i campi di gioco, gli stadi, con i nomi degli sponsor, per cui non c'è l'Artemio Franchi ma c'è il FedEx o il Gillette Stadium, ma anche addirittura le singole battute dei giocatori di baseball che il commentatore deve citare commentando, usando lo sponsor giusto, quando siamo arrivati a questo punto di vendita di tutto, qualcuno, anche negli Stati Uniti, ha detto stiamo esagerando, perché lo spazio pubblico, inteso nel senso più lato, è un luogo fondamentale della costruzione e del mantenimento della democrazia. Sandra Bonsanti alludeva prima allo Sblocca Italia.
e vorrei parlare per due minuti non di questo ma di un altro libro, che è questo libro che potete scaricare gratuitamente dal sito di Alta Economia, un libretto che si chiama Rottama Italia, e se cercate su Google Rottama Italia trovate subito il modo di scaricarlo, un libretto che è stato un'idea di Sergio Staino. Una sera che eravamo a Scandicci, ospiti dello Slow Food, a parlare del consumo di suolo, e lì abbiamo parlato insieme a Domenico Finiguerra, che è stato il sindaco del primo comune italiano a consumo di suolo zero, parlavamo dello Sblocca Italia, e si è già detto, ma perché non facciamo un piccolo libro, ma facciamolo subito, al 16 settembre, ma facciamolo subito, in cui possiamo dare agli italiani non una retorica, ma delle buone ragioni misurabili e pesabili per capire perché lo Sblocca Italia è una minaccia, abbiamo scritto nel titolo, per la democrazia e per il futuro, non solo per il territorio. Mi piace moltissimo questa cosa, da un'idea di Sergio Staino, che c'è da farlo anche per altre cose, fai per gli altri, io do l'idea, ma si potrebbe fare una cosa, e poi scrivo, da un'idea di Sergio Staino, la regia, non fa nulla, metto la regia, però fai l'idea, una bella cosa. Ma hai anche disegnato, devo dire, una cosa l'altra è fatta, hai disegnato e abbiamo avuto una serie di disegni, in questo libro c'erano Altana, LK, Giannelli e molti altri, e poi ci sono autori vari, giuristi come Paolo Maddalena, Giovanni Lo Savio, un archeologo come Settis, ci sono urbanisti come Ezio De Lucia, Paolo Verdini, abbiamo provato a dire perché questa legge è sbagliata. Legge che domani verrà approvata alla Camera, alcuni, pochi, deputati del PD non voteranno la fiducia al governo. È un fatto politico importante, Pippo Civati non voterà la fiducia al governo. Abbiamo chiesto, andando alla Camera, anche con Sergio e gli altri autori, che non fosse messa la questione di fiducia anche su questo decreto. Ormai il Parlamento va avanti a colpi di fiducia, non serve più avere un Parlamento. È una, veramente un'aula di passacarte, costretti a non discutere più, ma solo a votare. Abbiamo ricordato alla Camera che la parola nazione, che si poteva spendere molto difficilmente all'indomani della guerra, dopo la retorica fascista, nella Costituzione c'è solo 3 volte. Una volta per dire che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della nazione, sappiamo quanto questo articolo è stato messo in discussione, e gli altri 2 sono il 67, in cui si dice che i deputati e i senatori non hanno vincolo di mandato e rappresentano tutta la nazione, un articolo che è attaccato da tutte le parti, è stato attaccato sul tempo da Berlusconi, da Renzi, ma anche da Grillo, che non riconosce nessuna libertà ai suoi deputati e ai suoi senatori. E un altro articolo è il 9, che è stato letto prima. Allora, abbiamo detto, la nazione è quella che dovreste rappresentare, a cui appartiene il patrimonio del paesaggio che la Repubblica dovrebbe difendere. Simultaneamente si riesce a lacerare l'articolo 67 perché questi rappresentano solo un partito. E forse è il momento di ritrovare una parola che pronunciava spesso Pannella, la partitocrazia. Solo con la differenza che ora i partiti non rappresentano neanche più i loro interessi, ma sono dei conglomerati che rappresentano interessi lobbistici, perché questo provvedimento è scritto da qualcuno che non tratta con i sindacati, e potremmo discutere a lungo se sia giusto o meno, ma tratta con le lobbies, in primo luogo con la lobby del cemento, o con la lobby dell'energia, con la lobby dell'autostrada, cioè non è un provvedimento che ha un'idea di bene comune diversa dalla nostra, cioè un'idea di interesse privato. Questo libretto è stato scaricato in pochi giorni da 70.000 persone, poi abbiamo perso il conto, e sta girando moltissimo, e crediamo, io e tanti altri, che questo sia un modo giusto di fare politica, cioè dare delle ragioni, degli argomenti, dare delle informazioni, dare conoscenza per, come dire, esercitare la propria sovranità. In questo caso in gioco non c'è solo il territorio italiano, visto come è stato visto, lo spiega bene Edoardo Salzano nel libro, da troppo tempo, da Craxi in poi, per certi anche prima, come un luogo da sfruttare in modo petrolifero. La metafora del petrolio d'Italia più volte evocata è stata coniata da Mario Pedini, il secondo ministro per i beni culturali di questo paese, noto soprattutto per essere uscito nella lista della P2. Ci sarà un nesso, diciamo. E l'idea è questa, di uno sfruttamento dove il problema, ancora una volta, non è solo il fatto che il petrolio per dare energia brucia e quindi si consuma irreversibilmente, che è già un buon motivo per non applicarlo al patrimonio culturale, oppure che crea inquinamento, in questo caso l'inquinamento della conoscenza, ma anche che crea e alimenta quella che si chiama un'economia di rendita. Gli economisti hanno coniato l'espressione che è una malattia olandese, riferendosi al fatto che in Olanda, quando fu trovato un grande giacimento di gas naturale,
ci fu un mutamento profondo dell'assetto economico e addirittura democratico del paese, che si orientò, che lasciò le manifatture, la produzione e anche un modo, diciamo, di produrre la volontà comune del paese nel suo governo a favore dell'idea di vivere di rendita. Questa malattia olandese, nota anche come la maledizione delle risorse, di cui gli economisti parlano molto, in Italia si può usare per leggere il nostro rapporto con il patrimonio culturale, che è visto come un giacimento di cui alle spalle del quale dovremmo vivere. Vorrei provare a fare due esempi concreti e fiorentini di questo modo, diciamo così, petrolifero di guardare al patrimonio, per dire che poi c'è un altro modello. Direi che la vicenda della capitale italiana europea della cultura, che toccherà l'Italia nel 19, ci ha messo davvero di fronte a due modelli, il modello Siena e il modello Matera. Avremmo voluto da Toscani che vincesse Siena, ora non so da Fiorentina, ma insomma da Toscani avremmo voluto desiderare che vincesse Siena, ma il modello di Siena, mi è capitato di dirlo a Siena suscitando molte simpatie come potete immaginare, rappresentava una specie di metadone dopo la droga del Monte dei Paschi, finita così male, un altro po' di soldi, un altro po' di milioni gettati su una città che invece ha bisogno di scuotersi, di rialzarsi, non può pensare di avere un prolungamento. Però il rosso è tornato lo stesso. Capito, lei c'è sempre uno spacciato per un dire. A proposito. Visto che tu citi Rossi, dirò per inciso che sono rimasto sbalordito quando ieri il presidente della Toscana, per il quale poche settimane fa anch'io buon ultimo ho manifestato una qualche forma di sfiducia nella speranza che riuscisse a costruire un'altra sinistra, una vera sinistra, ha twittato a proposito del piano che la Toscana riuscirà a farlo evitando le sovrintendenze. Qui diciamo, c'è una gara a essere tutti più renziani di Renzi. Io capisco che la designazione alla candidatura sia preziosa, ma non può passare l'idea, diciamo, che la filosofia sia avuta la grazia, gabbato lo santo, prima abbiamo la candidatura e poi siamo di sinistra. Io credo che glielo chiederò anche pubblicamente, più ancora di ora, credo che si debba cominciare a parlare in un altro modo. Che cosa vuol dire quando una persona pubblica impegnata nel governo dice abbiamo evitato le sovrintendenze? Cosa sono le sovrintendenze? Sono un male? Sono il cancro del paese? Sono un problema da cui liberarci? Come stiamo pensando il nostro futuro? Chiusa parentesi. Venendo al modello Siena e al modello Matera. Il modello Siena è il modello della vita di rendita. Il progetto di Siena Capitale della Cultura è stato reso noto poche ore prima del giudizio finale, cioè i cittadini di Siena non sono stati chiamati a discutere. L'ha fatto un mio collega universitario, era anche bravo, Pierluigi Sacco, dopodiché nessuno sapeva cosa c'era scritto. Ogni tanto usciva qualche notizia. Una delle iniziative di punta fatte per ringraziarsi la Commissione è stata fare a Bruxelles un'enorme mostra di tavole molto delicate e preziose, quasi tutta la Pinacoteca di Siena è andata a Bruxelles. E l'elenco era una serie di eventi. A Matera, dove sono stato e dove ho parlato a lungo prima, appunto scrivendo su un blog che avevo sul Corriere della Sera, che speravo che vincesse Matera, appunto in tempi non sospetti, hanno fatto esattamente il discorso contrario, hanno costruito attraverso un modello partecipativo un progetto che non riguardava gli eventi ma riguardava la città, la struttura della città e la sua restituzione ai cittadini, a partire dagli ultimi. Un progetto bellissimo sulla vita degli immigrati che fanno il lavoro dei ragazzi di Matera, che facevano i nonni o i bisnonni dei ragazzi di Matera, lo facevano nello stesso modo, utilizzano ormai le stesse parole e gli stessi strumenti, sono stati messi insieme questi materani nuovi e quelli vecchi. Sono due modi diversi, un modo di sfruttamento e un modo di costruzione della comunità attraverso il territorio, attraverso la storia, gli sassi e la storia terribile e gloriosa di quei luoghi. Allora, vorrei fare due esempi di quello che secondo me non si deve fare, partendo da Firenze, un po' anche per dare un po' di pepe alla serata, e poi provare a dire cosa si potrebbe invece fare. Voi conoscete tutti la fondazione di Palazzo Strozzi, immagino. La fondazione di Palazzo Strozzi viene additata come esempio migliore in Italia di partenariato pubblico-privato.
è una fondazione nata nel 2006 con la mission statutaria dell'organizzazione di mostre, eventi e iniziative di tipo culturale. I fondatori sono stati il comune, la provincia, la camera di commercio e un'associazione di privati costituita ad hoc, l'associazione dei partner di Palazzo Strozzi. E il suo presidente, Lorenzo Vini Smaghi, che abbiamo rischiato di avere governatore della Banca d'Italia, ha definito la fondazione, con un certo understatement, visto che era il presidente, un caso eccezionale, tra i più virtuosi d'Italia, insomma un esempio. Ferragamo, Leonardo Ferragamo, che è un rappresentante del socio privato, ha scritto: abbiamo creato un modello che indiscutibilmente funziona, un modello che andrebbe a rappresentare un esempio virtuoso per altre città. Allora, davvero pensiamo che la Fondazione Palazzo Strozzi sia la direzione? Vediamo come funziona. Il prodigio, il buono di Palazzo Strozzi, sarebbe che le mostre della Fondazione creerebbero un indotto di circa 29 milioni di euro l'anno per la città di Firenze, il che restituirebbe alle casse pubbliche tutto l'investimento fatto, cioè non ci perderemmo nulla. Di chi sono questi dati, sempre pubblicati e elogiati da Sole 24 Ore? Sono di un'agenzia che certo è fra le migliori multinazionali della consulenza, la Boston Consulting Group, ma che è anche un gruppo, che è anche un membro dell'associazione dei partner di Palazzo Strozzi, uno dei fondatori della fondazione. Allora, com'è possibile che questo trionfo di virtù private a beneficio del pubblico si risolva in un'autocertificazione di eccellenza? Come si può pensare che il vino sia buono perché ce lo dice l'host? Se lo facesse un'istituzione pubblica sarebbe crocifissa in piazza. Questa è la prima domanda su che credo ci dobbiamo fare seriamente. E poi facciamo un po' di conti. Nel 2013 il Comune di Firenze ha dato a Palazzo Strozzi 500.000 euro, che ha tolto a qualcos'altro. Voglio fare della pace della demagogia, ma insomma ci sono gli asili nido, sono usciti dai dati degli asili nido italiani nella media europea, siamo in posizione che è meglio non citare. La Camera di Commercio 600.000 euro, ma fino al 2012 le quote erano 750 al Comune e 700 la Camera di Commercio. La Regione si accorderà la gran parte dei 650.000 euro che fino al 2012 versava la Provincia. Quante cose si potrebbero fare con questi soldi pubblici? Tutti questi soldi vengono versati nella fondazione di Palazzo Strozzi e naturalmente viene dato anche il palazzo, che è del comune e che è dello Stato, scusate, che è stato dato in concessione al comune e il comune lo dà alla fondazione, ovviamente gratuitamente. Naturalmente ci potremmo fare qualcos'altro. Ora, se dovessimo fare proprio i conti per bene, dovremmo anche chiederci come venga conteggiato il fatto che le mostre di Palazzo Strozzi, in un'ottima percentuale, in un'altissima percentuale, espongono opere dei musei pubblici fiorentini, che sono di tutti, va bene? E che producono un reddito che non è di tutti. In più si conteggiano in 39.000 i turisti che verrebbero apposta a Firenze per vedere le mostre di Palazzo Strozzi, cioè quelli che vengono solo per quel motivo, dati della fondazione. Ora, Firenze ha 12 milioni di turisti l'anno, se anche fosse vero 39.000 non mi paiono tantissimi e comunque i dati sono sempre dati da loro stessi. Ora, io mi chiedo, per queste cifre, 39.000 persone a Firenze in più, ha senso investire tutti questi soldi pubblici? Ha senso cannibalizzare il patrimonio stabile della città, togliendo queste opere ai musei e portandole lì? E non è un po' strano che il partner privato dà 800.000 euro l'anno, quindi assai meno della somma di tutti i soldi pubblici? Il partner privato è un'associazione di moltissime aziende, ne nomino alcune: Gucci, Findomestic, Ferragamo, l'aeroporto di Firenze, Publiacqua, Frescobaldi, potremmo andare avanti a lungo. Danno, se si fa un conto, danno a testa ogni anno meno di 30.000 euro. Il Comune di Firenze ne dà 500.000, la Regione darà forse 600.000, tutte queste grandi aziende italiane, c'è Intesa San Paolo, c'è la Merrill Lynch, c'è la General Electric, danno meno di 30.000 euro l'anno. E in questo modo Palazzo Strozzi, il patrimonio pubblico fiorentino, viene usato in quello che a me pare un gigantesco specchietto per le allodole, che viene controllato da un comitato molto ristretto e oligarchico, due membri del Consiglio di Amministrazione sono cugini fra di loro, che usano i soldi pubblici per fare, come dire, iniziative culturali, la cui qualità ora non entro in merito, governate privatamente. Allora, questo è
il modello dello sfruttamento del patrimonio artistico a Firenze. Dobbiamo decidere se ci va bene o no, perché quando si dice che non ci sono soldi pubblici per il patrimonio, e il mantra è questo, è il mantra della Thatcher, è il mantra di Reagan, Tina, non c'è alternativa in inglese. Non è vero che non c'è alternativa, i soldi ci sono, dobbiamo decidere come spenderli. L'allocazione delle risorse pubbliche nei bilanci delle istituzioni pubbliche non è un atto di fede, non è un dogma, è una cosa che si decide democraticamente. Certo, bisognerebbe saperlo, e io credo che da questo punto di vista l'informazione, la conoscenza e i libri siano fondamentali per decidere a chi dare il nostro consenso e come fare a influenzare il governo della cultura. Facciamo un altro esempio concreto, diverso. Qualcuno di voi conoscerà Villa Tolomei a Firenze, a Marignolle. Villa Tolomei è una villa di impianto trecentesco che poi ha, soprattutto oggi, un aspetto barocco, che sta al centro di Marignolle, sulla collina. Era il comune. Passò allo Stato nel 1966 perché avrebbe dovuto ospitare una sede dell'Istituto Universitario Europeo. Poi questo non è successo. Dopo ha ospitato una scuola e un comando dei carabinieri. È stata dichiarata dal piano strutturale del Comune di Firenze un'area di notevole interesse, perché c'è un parco e perché poteva essere un luogo, una parte piccola ma interessante, prezioso dato il luogo, di quello spazio pubblico di cui la città e soprattutto gli ultimi, usiamo questa parola, potrebbero aver avuto grande giovamento. Cosa succede invece? Nel 2008, cito il sito dell'Agenzia del Demanio, un ente pubblico, Villa Tolomei è stata affidata, a seguito di una gara pubblica, alla società Villa Tolomei SRL per 50 anni, per essere ristrutturata e reinserita in un circuito economico virtuoso, mantenendone la proprietà allo Stato. Oggi, continua il sito dell'Agenzia del Demanio, che è pagato da noi, Villa Tolomei si presenta come un esclusivo resort a 5 stelle, che rappresenta la perfetta sintesi tra un hotel di lusso, dotato di tutti i più moderni comfort, e la calda accoglienza di un relais fuori dal tempo, in una magnifica villa rinascimentale. Questo stile vagamente dall'Enone, direi, vende quello che dovrebbe essere anche questo un caso esemplare. L'Agenzia del Demanio ha costruito un progetto nazionale, Valore di More, tutto su questo caso, che è il caso simbolo. Cioè, quello che si è fatto a Villa Tolomei lo vorremmo fare in tutta Italia, ma la storia è appena all'inizio. Il Sole 24 Ore ha celebrato questo caso come esemplare, anche se si è lamentato che la sovrintendenza gli ha impedito di sventrare le mura storiche per metterci l'ascensore. Le sovrintendenze sono sempre tra i piedi, insomma, questo è quello. Giovanni Valentini su Repubblica ha scritto qualche tempo fa che le sovrintendenze sono di freno e ostacolo allo sviluppo. E davvero siamo convinti di questo, cioè in questo paese le sovrintendenze hanno frenato lo sviluppo, o non avrebbero dovuto frenare di più lo scempio di questo paese. Comunque sia, il 24 maggio del 2013 Villa Tolomei dice al Sole 24 Ore, apre finalmente al pubblico, fra parentesi, molto esclusivo. E questo è il punto. Villa Tolomei nasce come un luogo esclusivo, come una villa privata, ma a un certo punto diventa un bene comune. Cioè diventa un luogo inclusivo, potenzialmente inclusivo, secondo il progetto della Costituzione italiana. Questa è la grande rivoluzione che solo noi, lo diceva la Sandra, abbiamo fatto col patrimonio. L'articolo 9, ce l'abbiamo solo noi, soprattutto abbiamo noi l'articolo 9 in connessione con l'articolo 3. La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli alla disuguaglianza e favorire il pieno sviluppo della persona umana. Com'è che una villa di un signore rinascimento a un certo punto diventa un luogo inclusivo, in cui vanno i bambini a studiare, o in cui c'è un commissariato di polizia, funzione della comunità? Com'è che è successo? È successo per quella che Montanelli avrebbe chiamato un percorso di civiltà. Noi stiamo riportando indietro le lancette di questa storia. Abbiamo fatto ridiventare esclusivo e ce ne vantiamo, siamo felici, ci facciamo i titoli sui giornali. Un luogo che era inclusivo. E non è finita ancora. Uno può dire, vabbè, ma almeno lo Stato ci fa dei soldi. All'inaugurazione, caso credo unico, l'inaugurazione di un resort di lusso, il nastro è stato tagliato dalla vice sindaco di Firenze, che era la Sarcani, dalla direttrice regionale dei beni culturali e dalla sottosegretaria allo sviluppo economico Simona Vicari, del Nuovo Centro Democratico, nota alle cronache, devo dire per colpa mia, perché aveva provato ad arredarsi l'ufficio a Roma al Ministero con i quadri dei depositi dei musei romani. Poi dopo un articolo del Fatto ci ha rinunciato, bisogna dire che insomma è stata saggia. Sono andate tutte a tagliare il nastro di un resort a 5 stelle, che è proprio il motivo per cui noi paghiamo i nostri politici.
e ha dichiarato la Vicari: Villa Tolomei è il primo esempio sano di come si possa recuperare il patrimonio architettonico storico italiano attraverso una gestione del privato senza fondi pubblici. Mi auguro che possa essere copiato ed esportato in tanti comuni, specie nel mezzogiorno, dove c'è un abbandono e un degrado assoluto come era per questa struttura. Bisognerebbe fare lo stesso per Pompei, chiuse virgolette. È proprio il luogo che io trasformerei in una sorta 5 stelle. Ma non è finita. Qui eravamo il 24 maggio del 13. Il 3 gennaio del 14 la Gazzetta Ufficiale ha messo in vendita Villa Tolomei. In un elenco di beni demaniali che vengono venduti c'è anche Villa Tolomei. Quindi prima io dico che la do in concessione, rimane pubblica, e ci mando per questo il sottosegretario, il vice sindaco a tagliare il nastro, diventa un modo virtuoso per amministrare il patrimonio pubblico, modo sul quale io non sono d'accordo, e poi però subito dopo la si vende, naturalmente la si svende, perché c'è una concessione di 50 anni. Allora, questo è davvero un modello su cui noi vogliamo costruire la politica del patrimonio? Lo Sblocca Italia ha un articolo che è tutto interamente dedicato alla svendita del patrimonio pubblico. In fondo alla sala, vi invito a firmarla, c'è una petizione per chiedere che le manifatture tabacchi siano fra i luoghi del cuore del FAI e non diventino un condominio privato, un albergo di lusso o quant'altro possa diventare luogo vincolato per ragioni storico-artistiche, urbanistiche, e che rischia di fare la stessa fine. Vi invito a firmare se credete in questa prospettiva. Allora, io credo che questa sia una via sbagliata. Credo che questa sia una via sbagliata a cui però, e dico una cosa scomoda a sinistra, non si può neanche rispondere, perché sarebbe un errore, con la retorica dei beni comuni. Mi è capitato di dirlo attirandomi molte grane alla sinistra. Siamo in un momento in cui, da una parte, la Leopolda, non lo sapevo, si cita Reagan con onore, lo Stato, il governo, il pubblico non è la soluzione al problema, ma è il problema, e quindi vogliamo meno pubblico, più privato e meno pubblico, meno ingerenze del pubblico. Dall'altra, da sinistra, si dice sostanzialmente la stessa cosa: non ci fidiamo dello Stato. Lo Stato ha tradito in modo così radicale che dobbiamo pensare ai beni comuni, non ai beni pubblici, non più allo Stato. Dobbiamo immaginarci qualcosa di completamente diverso. Il Teatro Valle a Roma, che io ho seguito da vicino perché mi avevano chiesto di essere uno dei garanti della Fondazione del Valle, è stata un'esperienza drammatica da questo punto di vista, perché al Valle, il Valle è un teatro del Comune di Roma, scusate, un teatro del Settecento, importante, di proprietà dello Stato, del Ministero dei Beni Culturali, in concessione al Comune. A un certo punto il teatro è chiuso e rischiava di essere privatizzato, trasformato in buona parte in un centro commerciale. Avrete visto Il Capitale Umano di Virzì, dentro c'è una storia che è proprio la storia del Valle traslata in Brianza. È stato occupato ed è diventato, dai lavoratori dello spettacolo, è diventato uno dei centri più importanti in Italia di riflessione sui beni comuni. La fondazione si chiama Teatro Valle Bene Comune. È stato anche un centro di produzione teatrale importante, ha vinto un sacco di premi in Europa, è stato premiato dalla famiglia reale olandese, mentre di qui Franceschini e Marino decidevano se mandare i carabinieri o no per sgombrarlo, gli olandesi lo premiavano. Alla fine, sotto la minaccia dello sgombro, in pieno agosto, sono usciti dal Valle e lì si è vista la difficoltà che il modello dei beni comuni, che non riconosce le istituzioni pubbliche, non ha fiducia con le istituzioni pubbliche, riesca poi concretamente. Allora io credo che la sfida sia un'altra, sia costringere democraticamente e pacificamente, per esempio riportando a votare la metà degli italiani che non votano, le istituzioni pubbliche a mantenere pubblico. Non abbiamo bisogno di uno Stato più efficiente, certo l'abbiamo bisogno, ma abbiamo ancora più bisogno di uno Stato più giusto, di uno Stato che renda più pubblico ciò che è pubblico. Quando lo Stato apparato tradisce le esigenze, il progetto dello Stato comunità, tradisce il progetto della Costituzione, ma quel progetto è vivo, non è morto. Non abbiamo bisogno di inventarci categorie astratte per abbandonarlo. Almeno io credo profondamente in questo. Allora, io credo che di fronte a questo la strada, sarà un vizio professionale del ricercatore, del professore universitario, sia la strada della conoscenza. La strada della conoscenza, una delle parole, questo libro è concepito come un alfabeto, diciamo dall'A alla Z, alla C la parola è conoscenza. Il patrimonio lo si, come dire, rimette al servizio del bene comune, non dei beni comuni, del bene comune, se lo si conosce. Un altro articolo molto innesso con il 9 è l'1, la sovranità appartiene al popolo. Carlo Petrini ha parlato su Repubblica e parla spesso
della sovranità alimentare, cioè dell'indipendenza dalle grandi multinazionali. Il punto non è solo se gli OGM fanno male o no da un punto di vista scientifico, e qui il dibattito è aperto, il punto è da un punto di vista politico ed economico. Che cosa rappresenta legare le mani, lo stomaco, la sopravvivenza di grandi masse del pianeta a brevetti delle multinazionali? La sovranità alimentare, c'è anche una sovranità culturale. La nostra sovranità culturale, che è politica, non ci dimentichiamo che politica è polis, città, e che da noi non si può parlare di politica se non parliamo di spazio pubblico, se non parliamo di luoghi, se non parliamo di quello che abbiamo costruito in questi millenni, si esercita attraverso la conoscenza. Siamo in un strano paese in cui sta per aprire una mostra che si chiama Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. Non è uno scherzo, è vero. Una mostra fatta in gran parte con soldi pubblici, di istituzioni pubbliche, in cui però il chiamato dei biglietti andranno al privato che lo organizza, Linea d'Ombra SRL. Italy ha, non voglio incrudelire su Italy, ma Italy ha comprato una pagina sui quotidiani nazionali per dire il Duomo di Milano a New York. Perché? Perché il cardinale Scola, che evidentemente diciamo, non è proprio l'ala conciliare diciamo, della Chiesa, ha deciso che bisogna mettere a reddito il Duomo di Milano. Prima ha provato a farci un ascensore sopra, sulla terrazza del Duomo, un ascensore che portasse i visitatori, non i fedeli, i visitatori del letto, su una terrazza per prendere gli aperitivi. Senti, sta scritto sulla Repubblica, questa è simonia a vendere le cose, sai? Siccome non c'è riuscito, ha prestato dei pezzi del Duomo a Italy, che li ha portati a New York, delle statue e meravigliosamente dei boccioni. Allora Italy nella pubblicità ha scritto 3 boccioni originali del Duomo di Milano a New York. E io non sapevo dire, ma c'era boccioni del Duomo di Milano, non lo sapevo, però c'era un Duomo futurista. No, erano i boccioni, cioè i bocciolatori. Ora diciamo, l'incidente è folcloristico, può fare sorridere, ma come si fa a portare una cosa che non si sa nemmeno che cos'è? Quale politica? Io ho avuto l'occasione di confrontarmi proprio a Matera, nel Sasso Caveoso, in diretta su Radio 3 con Farinetti, il quale diceva, ma io ho lottato invano per avere un Caravaggio a Italia e New York. E bisognava provare a spiegargli, ma il Caravaggio è mica tuo. Perché il Caravaggio, che è del popolo italiano, che lo mantiene con le tasse, deve far fare reddito a te nel tuo negozio? Perché? Dopo ti pago, ti do soldi, con quei soldi fanno. No, lui lo voleva gratis perché portava avanti il Made in Italy, il brand Italia. Stiamo tutti insieme nel promuovere il brand Italia. Ora, diciamo, accanto a questo sfruttamento che non ha nulla di conoscenza, come si fa a portare questi chiamandoli boccioni? Cioè, quale progetto di conoscenza c'è, oltre alla follia di fare a pezzi la fabbrica del Duomo di Milano e esibirla dei pezzi, dei feticci, dei frammenti, in un negozio di New York? Ora, noi vediamo a. Nel Duomo di Milano ci sono sepolte delle persone, è una grande fabbrica collettiva di una comunità attraverso i secoli, è per questo che hanno sudato, che sono sacrificati, e questo è il progetto del Duomo di Milano. È sepolto anche Boccione. Per la vergogna. Fare una mostra a Palazzo Vecchio su Pollock e Michelangelo, lasciamo perdere chi l'ha curato. Ma diciamo, ma che senso ha? Quale progetto? Allora, io credo che dobbiamo ricominciare a dire una cosa molto banale, che il patrimonio culturale serve a produrre conoscenza. Ormai c'è una categoria che si usa in queste grandi imprese che gestiscono il patrimonio, non riesco neanche a pronunciare, l'edutainment, che è un incrocio fra education e entertainment, intrattenimento e l'educazione, con l'idea che l'educazione è una roba barbosa per i gufi e i professori. Il porto, forfilito il porto, uno si diventa e impara, no? Esatto. E l'idea è questa, ma c'è un dettaglio. Allora, siccome non è education e non è intrattenimento, le due cose insieme, questo mi consente di chiedere Caravaggio perché c'è un po' di edu, e mi consente di non raccontare nulla di Caravaggio e non sapere neanche come si chiama e metterlo senza nessun contesto educativo, o di chiamare Museo del Rinascimento quello che fa Italia a Firenze con i cartelloni, con gli errori degli anni, e di chiedere soldi per questo. Come dire, gli Uffizi, il patrimonio culturale fiorentino, è in concessione a un conglomerato, a Opera Laboratori Fiorentini, che sta dentro il contenitore di Civita, una delle aziende che fanno parte di questo contenitore, la Costa,
Gianni Letta è il presidente, allora questa è una storia molto bella, Civita è una cosa che nasce come un'associazione, molti di voi la conoscono, Gianfranco Imperatore, Antonio Maccanico, dentro Civita Associazione c'è Civita Servizi, il presidente di Civita Associazione è Gianni Letta, il presidente di Civita Servizi, che è quello che tiene in gestione i musei, è Luigi Avete, un altro sconosciuto, diciamo. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera ha definito Civita un museo del potere, per, parlando dei soci e delle personalità che sono dentro Civita. Questo concetto dell'educazione e dell'entertainment sta nel nome di una delle imprese che fanno parte del cartello di Civita. Questo cosa, anche qui il problema non sono i doccioni essere chiamati boccioni non si dispiacciono, e nemmeno Caravaggio nell'essere portato a New York in un negozio di Italy. Il punto è, questi progetti non si rivolgono a cittadini, ma a clienti, a spettatori, più relegati in una dimensione infantile, e meglio è. Benigni avrebbe detto, è maleducazione del popolo italiano. Cioè, si prende un elemento di emancipazione culturale, di crescita, tra l'altro mantenuto a caro prezzo con i nostri soldi, e lo si perverte nell'ennesimo strumento di disgregazione del senso critico e depressione della conoscenza. Allora, io credo che la prima cosa sia da dire conoscenza. E poi spesso mi si chiede che cosa si può fare in concreto. Io credo che innanzitutto in concreto si possa cambiare il nostro rapporto personale con il patrimonio culturale. Sembra una battuta, ma io credo che occorra sviluppare un'idea di consumo sostenibile della cultura. Il chilometro zero esiste anche per il patrimonio culturale. Noi dovremmo essere in grado di conoscere soprattutto ciò che ci circonda. Una mostra Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh non è solo insensata per mettere insieme queste tre cose famose. Ci potrebbero mettere dentro la Juventus o qualcos'altro, o non lo so, Belen o qualcos'altro. C'è l'idea di avere grandi formule di richiamo, ma non è solo questo il punto. Il punto è che queste stesse persone che vanno a fare la fila e pagano 20-30 euro per vedere queste mostre non sono state abituate in alcun modo a aprire gli occhi su ciò che li circonda. Vediamo tutti, o almeno diciamo 4 quinti secondo le statistiche degli italiani, ancora vivono in luoghi in cui a livelli diversi i segni della storia sono fortissimi. La storia dell'arte nelle scuole, di cui parlava Sandra Monsanti, non dovrebbe tanto servire, secondo me, a sapere, a far, meglio se ci riesce, a far sapere chi è Giotto, chi è Caravaggio, un bambino di terza elementare, ma dovrebbe metterlo in grado di aprire degli occhi sulla strada che percorre ogni giorno andando a casa sua alla scuola. Questo è il punto. Un rapporto quotidiano a chilometro zero è sostenibile. Allora proviamo a dire, per un periodo, un mese, 2 mesi, non entriamo più in nessuna manifestazione culturale in cui ci venga chiesto di pagare. C'è un enorme patrimonio culturale squadernato gratuitamente di fronte a noi. Quando si è rubato la tela del Guercino a Modena, cosa che ha fatto qualche clamore perché era agosto e i giornali erano mezzi vuoti, la maggior parte della gente confessava, giustamente e lecitamente, che non solo non sapeva chi era Guercino, ma nemmeno cosa fosse quella chiesa. La mostra sulla ragazza con l'orecchino di terra, che qualcuno di voi avrà visto a Bologna, portata lì dallo stesso di Tutankhamon, Caravaggio e Van Gogh, in una mostra che ha oscurato gli affreschi dei Carracci del palazzo, oscurati letteralmente per far vedere quella che veniva chiamata la Monna Lisa del Nord, la povera ragazza di Vermeer. Davanti a quel palazzo c'è una chiesa con una pala di Guercino non meno bella di quella che è stata rubata. Io sono andato a vedere la mostra perché la volevo recensire sul Fatto. Poi sono entrato nella chiesa non c'era nessuno, sono stato lì un'ora, sentivano i rumori della fila di fronte. Allora, com'è possibile che una mostra sul 600 non faccia venire voglia a nessuno di entrare gratuitamente per 3 minuti nella chiesa davanti, piena di capolavori del 600? La colpa è degli storici dell'arte, non è dei cittadini. Noi abbiamo smesso di narrare, di raccontare, di spiegare tutto questo, e pensiamo che la vita culturale sia un'attività a pagamento. Io vado alla mostra, non importa se non ho mai visto il palazzo in cui si svolge quella mostra o la chiesa sotto quel palazzo. Io credo che dobbiamo un po' provare ad astenerci per un certo periodo dall'essere clienti e tornare ad essere cittadini. Lo possiamo fare, è un piccolo segno, ma secondo me è la direzione giusta. Ma quello zazzerone che va dal Fazio a raccontare le si chiama Carmine.
provocatore. Sergio Stein mi chiede cosa penso di Flavio Carli, non gli risponderò, non gli darò questa soddisfazione. E, beh, comunque il problema della storia dell'arte in televisione è un problema serio. Ancora più serio è il problema di come si parla della storia dell'arte ai bambini. No, non faccio pubblicità perché tanto i corsi sono pochi e vi ho già annoiato oggi, ma domani mattina c'è una presentazione di un libro a cui, se posso dirlo, tengo quasi più che a questo, un libro che si chiama Alfabeto Figurativo che dedica ai bambini, che è la raccolta di quello che ho provato a fare sul Fatto quando, dopo la vicenda dei Girolamini, che è una vicenda truculenta di arresti, dell'Utri, di cui non vi parlo, Travaglio e Padella mi dissero: ma cosa vorresti, avere una rubrica sul Fatto? Io li ho naturalmente molto delusi, proponendogli una rubrica in cui ogni lunedì provo a raccontare un'opera d'arte ai bambini. I nostri mezzi di comunicazione parlano poco di arte, non ne parlano mai ai bambini e non lo fanno quasi mai in un modo che produca conoscenza, e questo è un altro grossissimo problema. La colpa ancora una volta è della mia corporazione di storici dell'arte, che ha cominciato a, come dire, che ha continuato per lungo tempo e continua tutto a parlare solo a se stessa. Finisco, l'ho fatta molto lunga, poi magari, visto che Anna non arriva, se ci sono domande, ci passiamo a questa fase. Finisco dicendo questo: dopo la guerra, durante la guerra, anzi la guerra dopo la quale è stata scritta la Costituzione con l'articolo 9, l'Italia è stata monumentalmente rasa al suolo. Se voi guardate le foto delle città italiane, dei centri monumentali italiani nel 44 o nel 45, vedrete che non c'era molto di quello che noi siamo abituati a pensare, invece si è rimasto sempre in piedi. Questo lo dico perché in questo momento c'è una grande polemica nel nostro piccolo mondo sul com'era e dov'era o com'era e non dov'era. Dopo il terremoto dell'Emilia si è provato a dire, anche da parte purtroppo di una parte degli organi di tutela: non ricostruiamo le cose come erano, facciamole diverse. E i progetti presentati erano, non so, campanili fatti a forma di parmigiano nella pianura padana, e naturalmente non c'era solo l'architettura contemporanea che cercava legittimi spazi, ma c'erano degli interessi forti da parte di chi voleva costruire questa cosa. Ricordo che il com'era e dov'era dopo la guerra parte da Firenze per il Ponte Santa Trinità e per il centro di Firenze con un articolo di Bernard Berenson, uno storico dell'arte che non si associerebbe all'impegno civile, prima battuta, sul ponte di Carlo Andretti, il primo numero del ponte. Gli rispose malamente Bianchi Bandinelli sul secondo numero e si aprì un discorso della sua cultura. Ma di fronte alle macerie dell'Italia, Roberto Longhi, che è stato il più grande storico dell'arte del Novecento, tradito da molti, soprattutto dai suoi allievi, vorrei dire, scrisse una bellissima lettera al migliore fra i suoi allievi, si chiamava Giuliano Briganti, che è stato uno dei pochi che ha fatto qualcosa per parlare del patrimonio culturale ai cittadini italiani, e gli disse una lettera bellissima e molto dolente, che gli disse: la colpa della distruzione di Genova, lui parlava di Genova, è di noi storici dell'arte. Se avessimo spiegato quali valori erano in gioco, e cioè il fatto che Genova non era una città d'arte, come si dice oggi, meno importante di Roma, avremmo dovuto premere per spiegarlo e avere Genova città aperta, perché l'unica difesa del patrimonio culturale è la conoscenza. Se noi l'avessimo fatto, diceva Longhi, forse oggi le cose sarebbero diverse. E diceva: l'unica prospettiva vera di cambiamento è che noi storici dell'arte dobbiamo provare a essere popolari, dice così Longhi. Vorrei scrivere la storia dell'arte, diceva allora, a 100.000 copie per l'editore Salani. Lo stesso Longhi dopo la guerra si rimise a fare i suoi articoli bellissimi, ma per un piccolo orizzonte. Questa è una esigenza ed è un orizzonte, una sfida che gli storici dell'arte non hanno mai fino in fondo accettato. Nella stessa lettera Longhi diceva: il punto è la scuola, bisogna imparare la lingua viva del figurativo, del patrimonio del paesaggio, fin da bambini, per l'appunto come una lingua viva, non per avere intera coscienza, diceva Longhi, del proprio patrimonio culturale, ma per avere coscienza intera della propria nazione. Allora io penso che questa sia la sfida vera: avere una classe dirigente e soprattutto dei cittadini non più analfabeti figurativamente, non più incapaci di capire che cos'è il patrimonio, ma noi storici dell'arte dovremmo essere in grado di spiegare, di raccontare che questo non serve a tutelare il passato, ma serve a tutelare il futuro, e che non si tratta di difendere le pietre, ma si tratta di costruire la democrazia. Grazie.